L'assessore regionale Vania Contrafatto, nonostante le resistenze di altri colleghi, difende il piano dei rifiuti, quello che prevede la realizzazione di 7 termovalorizzatori in Sicilia o, per meglio dire, impianti di valorizzazione dei rifiuti, come sono stati definiti dallo stesso governatore Crocetta. La differenza, dichiara il nostro telegiornale, non sta nella definizione, ma nella tipologia di impianti che si vuole realizzare. In realtà non abbiamo cambiato la denominazione valorizzazione perché in questo momento le tecnologie disponibili sul mercato, oltre a prevedere la valorizzazione attraverso l'incenerimento e quindi la termovalorizzazione, ci sono altri sistemi come quello portato avanti dal Parco Scientifico Siciliano. Che è quello dell'acqua critica, dove invece c'è una liquefazione del rifiuto attraverso l'utilizzo di acqua con forti concentrazioni batteriche. E questo è un altro modo di valorizzare il rifiuto. E allora, nella pianificazione regionale non è stato previsto il tipo di impianto, ma sono stati previsti i limiti che qualunque tipo di impianto deve osservare per essere un impianto in regola che produca sia lo smaltimento del rifiuto che poi la salvaguardia del livello aziendale. Il dibattito delle ultime settimane non riguarda però solamente gli impianti, anche i siti dove dovrebbero essere collocati e l'assessore Contrafatto conferma che Sciacca è tra i siti che sono stati ritenuti idonei. Siti non ne sono stati individuati, noi abbiamo individuato sempre in pianificazione le aree idonee ad accogliere gli impianti e le aree che sono inidonee a raccogliere gli impianti. E allora tra le aree idonee sono state individuate quelle che già hanno degli impianti di trattamento del rifiuto. E allora Sciacca, come Palermo, come Trapani e come tante altre sono già zone che possono essere destinatarie di questo tipo di impianti, ma vi ricordo che secondo il piano bonifiche siciliano sono oltre 500 i siti che possono accogliere uno di questi tipi di impianto. Insomma, nessuna scelta definitiva sulle zone dove collocare questi impianti, anche se è chiaro, nonostante siano stati posti dei paletti, che la scelta verrà fatta tra i siti ritenuti idonei. Scelta che, secondo l'assessore, spetterà comunque alle SRR, ma attenzione, la società della quale fanno parte Sciacca e gli altri 16 comuni dell'Exato è destinata ad essere abolita dalla riforma che prevede una riduzione di questi organismi da 18 a 9, una per ogni territorio dell'ex provincia. Come tutte le pianificazioni, contiene il quantitativo di rifiuto da trattare, la tipologia le caratteristiche che devono avere gli impianti per poter essere considerati di valorizzazione e le aree idonee o non idonee a ricevere questi impianti. Questo fa la pianificazione. Tutto il resto invece è strategia di scelta che non spetta però alla regione, ma spetta alle società di regolamentazione dei rifiuti, cioè all'SRR che in questo momento a legislazione vigente sono quelle che hanno la governance del settore rifiuti. Quando e se vedrà la luce come legge il disegno di legge che io in questo momento ho presentato all'ARS, al posto dell'SRR, di 18 SRR avremo 9 enti di regolamentazione, o meglio di gestione del rifiuto, che coincideranno ora con l'area metropolitana o con i liberi consorzi.